Buongiorno, allora diamo comunicazione di alcune decisioni che ha assunto oggi il Consiglio dei Ministri. La prima comunicazione: il Consiglio dei Ministri oggi ha dato vita all'autorità dei trasporti. Come sapete è un tema che da molto tempo era rimasto fermo e bloccato, è invece molto importante. L'autorità dei trasporti parte, oggi inizia l'iter, abbiamo iniziato questo iter che ovviamente dovrà adesso andare in Parlamento attraverso il passaggio nelle commissioni parlamentari. La nascita dell'autorità dei trasporti è un fatto molto significativo perché c'è bisogno di regolare un settore che oggi è sostanzialmente privo di un'autorità di regolazione. Quindi abbiamo oggi deciso di proporre al Parlamento la nomina dei tre componenti dell'autorità dei trasporti, la nomina dei tre componenti che saranno Andrea Camanzi, Barbara Marinali e Mario Valducci. Di questi tre componenti proporremo al Parlamento l'indicazione tra questi tre della figura di Andrea Camanzi come Presidente. Lascerò poi la parola al Ministro Lupi per dire due parole sull'importanza di questa partenza, perché senza autorità dei trasporti il settore dei trasporti non riuscirà ad avere quell'abbrivio e quella capacità di attrazione degli investimenti, quella capacità di soluzione dei problemi che invece riteniamo fondamentale, proprio perché, come sapete, il tema dei trasporti e delle infrastrutture è per noi centrale e decisivo. Dopodiché il Consiglio dei Ministri ha approvato un emendamento che presenteremo in un passaggio parlamentare a brevissimo, molto significativo, che riguarda la classificazione di farmaci in materia oncologica da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Su questo darò la parola al Ministro Lorenzin per presentarlo. Aggiungo poi, come sapete, un altro passo molto importante che oggi è avvenuto. Oggi abbiamo approvato e inviato al Parlamento per il completamento finale dell'iter il decreto legislativo in materia di filiazione. È una materia molto importante perché con oggi scompare dal nostro codice civile la distinzione tra le diverse categorie di figli. Non esistono più figli di serie A e figli di serie B. Non esiste più l'aggettivo accanto alla parola figlio, si è figli e basta. Credo che questo fatto sia un grandissimo fatto di civiltà, figlio di una legge molto importante che in Parlamento l'anno scorso approvammo, e abbiamo cercato di essere molto rapidi nella applicazione oggi dei decreti che riescano a dare rapidamente, il più rapidamente possibile, attuazione a questa scelta molto forte. La distinzione non esiste più, si è figli, finisce la distinzione in categorie di serie A e di serie B che in tutta la storia del nostro Paese ha accompagnato drammi umani veri e propri. È un passo avanti verso una ulteriore regola di civiltà che credo molto, molto importante. E infine aggiungo, in Consiglio dei Ministri oggi abbiamo raccontato una iniziativa che adesso comincia, che coinvolgerà tutti i diversi ministri, un'iniziativa che parte con la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Esteri e il Ministero dello Sviluppo Economico. È un progetto specifico sull'attrazione degli investimenti esteri in Italia. Questo progetto si chiamerà Destinazione Italia, è un progetto finalizzato a lavorare innanzitutto nei due anni che ci separano dall'Expo. L'Expo di Milano sarà un po' il punto di riferimento di questo progetto. Troppo scarsi sono gli investimenti esteri nel nostro Paese e quindi abbiamo deciso di lanciare un'iniziativa e un progetto specifico. Questo progetto coinvolgerà diversi ministeri, sarà oggetto poi naturalmente di un'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dopo consultazioni e coinvolgimenti delle parti sociali,
delle regioni, di tutti i soggetti insomma, che riteniamo importante coinvolgere, oltre che di tutti i soggetti che possono aiutare per questo meccanismo di attrazione degli investimenti esteri in Italia. E credo, appunto, ritengo che questo sia uno dei grandi obiettivi che dobbiamo darci proprio per far sì che nel nostro Paese arrivino investimenti, arrivino capitali e quindi la possibilità di creare posti di lavoro. Questo progetto Destinazione Italia poi ovviamente che oggi parte, è un progetto di cui vi daremo notizia passo passo e che approderà in Consiglio dei Ministri poi a settembre per la sua approvazione con tutte le norme che saranno necessarie. Do subito la parola nell'ordine al Ministro Luppi e poi al Ministro Lorenzin per le parti di loro competenza. Sì, velocemente, anch'io come il Presidente del Consiglio ritengo importantissimo l'atto che abbiamo fatto, cioè quella finalmente di proporre la terna per attuare la legge che prevedeva la costituzione dell'autorità dei trasporti. Era uno dei punti programmatici chiavi del Ministero, ma di tutto il Governo. Ci eravamo dati una scadenza ultimativa che era quella della fine di luglio. È fondamentale la costituzione, la proposta di questa terna al Parlamento, proprio perché era ed è l'elemento chiave per procedere non solo alla liberalizzazione effettiva del mercato, ma per fare un'autorità di garanzia terza che intervenga in un settore che è fondamentale per tutto il Paese, dalla liberalizzazione del trasporto, al trasporto pubblico locale, un'attività di regolazione, il trasporto regionale. L'Italia era indietro da questo punto di vista. Abbiamo scelto persone qualificate, terze, che possano garantire proprio la funzione nella collegialità della nomina e dell'autorità, la funzione terza appunto che è indispensabile e l'anello indispensabile perché si vada verso la liberalizzazione di questo settore. Io mi auguro e concludo che nella sua autonomia il Parlamento proceda rapidamente, voi sapete che c'è una procedura giustamente qualificata, ci vogliono i due terzi dei componenti delle commissioni trasporti di Camera e due terzi di componenti della commissione trasporti di Senato, che proceda rapidamente al completamento dell'iter perché a questo punto veramente si può dire che anche l'Italia crede fortemente alla strategicità di questo settore, ma altrettanto all'apertura del mercato e all'attenzione ai consumatori e ai cittadini. Grazie. Grazie, Beatrice. Grazie. Noi oggi abbiamo approvato un'iniziativa governativa che ha come finalità quello di garantire dei tempi rapidi per la dispensazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di speciali categorie di farmaci e razionalizza e semplifica anche le procedure di autorizzazione di competenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Tu siete tutti a conoscenza delle questioni che hanno anche riempito le pagine dei giornali in queste ultime settimane riguardante due farmaci particolari antitumorali che sono il pertuzumab e la fibercept, che sono dei farmaci considerati appunto salvavita. Ora, che cosa è accaduto? Che la disciplina vigente prevede che un farmaco per essere dispensato a carico del Servizio Sanitario Nazionale debba essere autorizzato da AIFA e debba essere collocato dopo un procedimento di negoziazione bilaterale dove si negoziano i prezzi nel prontuario nazionale e successivamente nei singoli prontuari regionali. E nel 2012 è stata introdotta una legge che prevede che se un farmaco ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dal punto di vista della comunitaria, può essere automaticamente commercializzato anche sul territorio nazionale a pagamento in attesa della conclusione dell'iter di negoziazione sia di AIFA sia dei prontuari regionali. Questo ha provocato nel caso di alcuni farmaci appunto considerati farmaci indispensabili un ritardo tra l'immissione nel commercio e l'essere all'interno del prontuario del Servizio Sanitario Nazionale
che può arrivare addirittura a 24 mesi. Noi riteniamo che per quanto riguarda i farmaci orfani, che sono farmaci che voi sapete curano le malattie rare, malattie diciamo che riguardano pochissime persone, e per quelli di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale, che sono definiti così da un'apposita delibera di AIFA, si debba aprire una corsia preferenziale nell'iter di autorizzazione e di negoziazione, così da avere dei tempi ridotti e certi per la dispensazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Per queste categorie di farmaci, AIFA, in base a questa iniziativa che abbiamo preso, è tenuta a esaminare i dossier con assoluta priorità, anche fissando sedute straordinarie delle competenti commissioni, e deve chiudere l'iter entro 100 giorni. Per accelerare questo percorso, l'emendamento dell'iniziativa che abbiamo previsto prevede che l'azienda produttrice del farmaco abbia l'onere di presentare la domanda di inserimento nel prettuario in tempi ridottissimi, 30 giorni dall'autorizzazione all'immissione in commercio della comunitaria, e in caso di mancata presentazione verrà sollecitata a farlo da AIFA, e in caso di ulteriore inerzia AIFA pubblicherà apposita informativa sul proprio sito istituzionale a tutela degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale. Bene, grazie. Ci sono delle domande su questi temi? Non ci sono delle domande. Grazie. Buon lavoro. Buon lavoro.